La Puglia è carica di prodotti dal mare alla terra, dai primi ai secondi, a base di verdure, a base di carne, a base di pesce, c'è un po' di tutto. La Puglia è per me stato l'esordio e la chiusura della nazionale, quindi per me la Puglia è una regione importantissima. Ciao Vito, un saluto agli amici di Italia Football Club da Dino Baggio. Un saluto a tutti. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. Ciao Italia, oggi siamo in Puglia con un calciatore che non è di questa regione, ma che è rimasto conquistato dal tacco del nostro splendido stivale chiamato Italia. La Puglia ha segnato momenti importanti per la sua esperienza in azzurro, felice e allo stesso tempo con un grande rimpianto, pensando ai mondiali del 1994 in America. Stiamo parlando di Dino Baggio, Baggio 2, come era definito quando giocava, per distinguerlo dal divin codino Roby. L'ex centrocampista di Torino, Juventus e Parma, fra le diverse squadre dove è stato, sceglie spesso le spiagge pugliesi per trascorrere le vacanze estive. Il problema di lì è che non devi correre con la macchina, perché ci sono fotocamere dappertutto, però la strada ti invita a correre. È già peccato più di qualche multa arrivare che ripartire. Anche perché poi l'autostrada arriva fino a un certo punto, poi c'è strada una statale, quindi però come fai? Da giovane ha vinto l'Europeo Under 21 del 1992 con gli azzurrini di Cesare Maldini, il primo di tre titoli consecutivi, l'ultimo in una finale giocata su due gare. Io, Albertini, Corini, Luzzardi, Favalli, Bonomi, Antonioli, cioè, mi dispiace magari dimenticarne qualcuno, Buso, Melli. Allora, ecco, forti in Under 21 passavamo in Nazionale A, perché è passato forti, perché c'era un lavoro fatto di anni dietro. C'era la possibilità, i settori giovanili sfornavano giovani forti e quindi la Nazionale era forte, dove sono stati anni dove anche è arrivato in finale, a USA 94, insomma, sempre fatto bene. L'Under 21 di Maldini è stata l'unica nazionale in grado di vincere tre europei consecutivi, senza rivali sul continente dal 1992 al 1996. Vinto, bellissimo, con Cesare Maldini. Ecco, questo posso dire che è stato come un padre, ma per tutti noi giovani allievi abbiamo fatto una trafila impressionante. Abbiamo vinto contro la Svezia in finale, doppia finale allora, perché abbiamo fatto a Ferrara, però un gruppo fantastico. La prima coppa vinta da nazionale, insomma. Ce l'ho ancora a casa, una coppetta così dell'Under 21, bella. L'Italia vince 2-0 la finale di andata con la Svezia, reti di Buso e Sordo. Sconfitta in dolore 1-0 in quella di ritorno, con un palo colpito da Rossini. Dicevamo dell'importanza della Puglia nella carriera azzurra di Dino Baggio. A Foggia il debutto con l'Italia dei Grandi, il 21 dicembre 1991. Titolare nella squadra di Sacchi insieme a gente come Zenga, Roberto Baggio, Albertini, Franco Baresi, Costa Curta e Vialli. Lì esordì come terzino destro. Un ruolo che non avevo neanche mai fatto. E Sacchi mi portò insomma lì, feci anche una buona gara, vincemmo 2-0 contro il Cipro ed è stato il mio esordio coi grandi, perché lì a vedermi Roberto Baggio, Baresi, e Ciccio Evani, era strepitoso. In Puglia Dino Baggio ha aperto e chiuso la sua carriera in azzurro, a Foggia l'esordio, a Lecce l'addio. Nell'amichevole del 13 novembre 1999, persa 3-1 contro il Belgio, in una partita di avvicinamento dell'Italia di Zoff a Euro 2000, dove arriva seconda per un golden goal di Trezeguet nella finale con la Francia. Patrioti, portavi la tua nazione nel mondo, forte, importante, vincevi, menavi, ti facevi rispettare. Adesso sembra un peso, cioè sembra... Non so, spero che cambi questa cosa qua, perché per me, per tanti altri la maglia azzurra era un traguardo e poi un arrivare più in alto non si poteva arrivare e portavi la tua nazione in giro per il mondo, era bellissimo. Facemmo l'Olimpiadi nel 92 a Barcellona e di speciale, io quello che ho trovato io non è stato tanto le partite, sì belle, importanti, però vivere dentro il centro olimpico con gli altri campioni di altri sport, altre nazionalità. E mi ricordo immensa vicino a Carl Lewis,
centromettista, salto in lungo, salto in... faceva tutto questo. E io lì vicino a mangiare con lui, cioè per me era una roba, non mi sembrava vero. E nel tavolo, l'altro tavolo vicino c'era Arancia Sanchez, allora campionessa del tennis. Diciamo che la Puglia è per me stato l'esordio e la chiusura della nazionale, perché poi io a Lecce finì Italia-Belgio, è stata la mia ultima partita in nazionale. Quindi per me la Puglia è una regione importantissima. Il gusto dello sport. Come si mangia in Puglia, come si vive in Puglia, tutte le verdure possibili, il pesce possibile, cioè, si sta da Dio. La peperonata. Come fai a non mangiare la peperonata in Puglia? Capsicum annum. In latino si chiama così il peperone. Arrivato in Italia grazie a Cristoforo Colombo, che ha scoperto l'America. È originario della parte centro-meridionale. Capsa vuole dire scatola, dalla forma del frutto che contiene tanti piccoli semi bianchi. Oggi molto impiegati in cucina, i peperoni una volta erano considerati ornamentali o coloranti, come li utilizzava, dopo averli essiccati e pestati, il grande artista rinascimentale Leonardo da Vinci. La peperonata è un piatto tipico del sud Italia e della Liguria. Può essere un piatto unico, un contorno, un antipasto. Come tante delle verdure tipiche della Puglia, regione dal territorio vario, dove i prodotti dell'agricoltura si trovano in molte ricette, non solo contadine. Cucina povera, soprattutto perché tutti i contadini, melanzane, zucchine, peperoni, gratinati in forno, grigliate, carciofi, che da noi è pieno, sott'olio, sott'aceto, ai primi con soprattutto con verdure, cime di rape, orecchiette, alla carne e soprattutto il ragù, quello fatto contadino con maiale, involtini, agnello, fatto cuocere ore e poi con la pasta sempre fresca di casa, che era fatta soprattutto con farina e acqua e senza mettere uova e altra roba, perché era sempre cucina povera. Il cuoco Tommaso Parisi. Pasta sempre fresca di casa, che era fatta soprattutto con farina e acqua e senza mettere uova e altra roba, perché era sempre cucina povera. Agnello cotto in forno con patate, tutta roba sempre con verdure. Era quello che si usava soprattutto. Oggi non abbiamo parlato di una città, ma di una regione intera, la Puglia. Da Foggia a Lecce, grazie ai ricordi azzurri di Dino Baggio. Si riparte. Il nostro gustoso viaggio nell'Italia del pallone prosegue. Ci sentiamo in giro. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello.